Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi andremo a completare l'album che ho iniziato la scorsa settimana e che ho realizzato con il mio ultimo kit digitale di carte che ho chiamato Ceremony. Per decorare, per realizzare l'album ho utilizzato il pacchetto di carte, mentre per realizzare le decorazioni utilizzerò il pacchetto di etichette, diciamo di abbellimenti che ho realizzato con gli stessi disegni e quindi abbinabile al pacchetto Ceremony di carte. Quindi utilizzerò questi tre fogli che trovate nel pacchetto digitale, lascerò poi tutti i link come al solito nella descrizione e in più del pacchetto, diciamo, di carte con cui ho realizzato la struttura dell'album. E con questo foglio realizzerò anche gli abbellimenti perché è un foglio di fiori che avevo messo da ritagliare, fiori e foglie che ho già fatto vedere come utilizzare, ma utilizzerò anche questa volta per decorare l'album. Detto questo, partirei dall'interno dell'album, quindi inizierei con la decorazione dell'interno dell'album. Io ho già chiaramente ritagliato, vi faccio vedere, ho già ritagliato i particolari, come vi ho detto, dei tre fogli di abbellimenti più le farfalle e i fiori da questo foglio del kit. Quindi mettiamo da parte tutti i miei ritaglini e adesso vediamo un po' come andare a decorare l'interno del mio album. Allora, partirei da le prime due pagine, anzi, faccio prima una cosa, così non mi dimentico di farla. Voglio mettere gli angoli, questi che avete visto che ho utilizzato anche per chiudere delle buste, sugli spigoli dell'album, così mi rimane più finito e mi piace di più. Quindi vado semplicemente ad inserirli in questo modo. Mi sono messa gli occhiali perché altrimenti non vedo nulla. Uno. Perché in questo modo cambia proprio l'aspetto. Ho perso il quarto. Eccoci, perfetto. Adesso vado a cercare perché mi sarà caduto da qualche parte. Appena lo becco lo inserisco perché tanto è qui da qualche parte. Allora, dopo li vado a stringere anche con una pinza. Adesso cerco prima il quarto, finisco tutto e poi vado a stringere con una pinza. Allora, in questo caso vorrei fare degli abbellimenti con le due tag più grandi che ho messo nel kit. Quindi, nello specifico queste, vi faccio vedere man mano che uso i particolari, così avete anche idea di come li ho utilizzati. Quindi preparo le tag. Qui con il mio solito attrezzino vado a. Io adesso ne faccio una e poi farò anche la seconda, ma ne faccio solo una, così vi faccio velocemente vedere come ho intenzione di realizzarla e di bloccarla all'interno della pagina. Poi non sto lì a farvi perdere tempo a fare anche l'altra, la farò dopo. Quindi adesso vado a bloccare questo, così. Ok. A questo punto volevo semplicemente mettere un pezzettino, vediamo un po' di pizzo sottile, sì, che potrebbe essere questo qui. Quindi facciamo così, facciamo una prova. Mettiamo. Ce la posso fare. Ok, non voglio fare il nodo come faccio di solito, che faccio proprio, voglio fare un'altra cosa, quindi lo vado a tagliare così. Eccoci, questo modo. Ok, e poi lo voglio chiudere con uno dei miei spilli che mi piacciono un sacco, che vi ho già fatto vedere.
Questo è un kit dove ci sono appunto gli spilli con tutti i colori. Vi lascio la descrizione anche di questo, del link anche di questi nella descrizione. E voglio praticamente andare a prendere, vediamo un pochettino, una delle tag piccoline che ci sono nel set, che mi piacciono molto. Ecco, prenderei magari questa con l'uccellino. E poi allora, vabbè, utilizzo una cosa, ecco, utilizzo una delle mie etichette che non fa parte di questo kit, ma del kit parole, frasi positive, perché voglio fare una cosa del genere. Le voglio mettere tutte e due insieme, legate qui, che bloccano il mio nastro. Quindi non devo fare nient'altro che, allora io prendo. Magari prendo questo bianco, così, ok? E vado direttamente a bucare sia questa carta. Ah no, ho sbagliato. Dovevo bucare prima questa perché voglio che sia sopra. Quindi facciamo così. Buchiamo questa, così. E adesso centriamo il buco, sì, ce l'ho fatta. Ok, così abbiamo, vedete, sia la scritta che tag piccolina, e adesso vado a chiudere il mio nastro, così non esce. Così, un modo un po' diverso per mettere il pizzo sulla tag. Oppure potete fare il fiocco, potete bloccarlo come, però ecco, questo qui vedete è un'idea un po' così, una cosina un po' diversa. Eccoci. Questo qui è l'effetto finito. Ma per bloccare la tag voglio utilizzare allora una di queste strisce che sono sempre qui già pronte, solo da ritagliare, in questo modo qui. Io praticamente vado a incollare solo di lato. Tra l'altro ho comprato questa nuova colla che provo oggi per la prima volta, è la Tacky Glue però trasparente, visto che mi trovo molto bene anche con l'altra, ho voluto prendere questa perché ho visto che viene usata parecchio per incollare la carta, e quindi voglio vedere l'effetto, perché se rimane meno spessa e fa meno spessore è veramente comoda perché ha la bocchetta sottile, quindi si riesce a far entrare, vedete, nei particolari piccoli, per i particolari piccoli, e se non rovina la carta non è male come idea. Ecco, a questo punto voglio fare, vedete che io ho inserito la mia tag, però voglio fermarla. Per fermarla utilizzo questo cerchio, che trovate anche questo già qui, vedete che ce ne avete tutti di una serie diversa, che voglio andare a usare per bloccare la tag, così non se ne va in giro. Però voglio un attimo proprio così sporcarla col nero, ma solo appena appena, perché voglio che rimanga un po' in rilievo rispetto al disegno, perché altrimenti mi muore un po'. Quindi io cosa faccio? Vado a mettere la colla solo nella parte bassa, così. Mettiamo la nostra colla nuova, vediamo come va. Ok. Sì, in effetti sembra. E poi lo vado a mettere qui, ok, così. In questo modo qui mi tiene fermo, vi faccio vedere. In questo modo qui, adesso non premo troppo perché c'è ancora la colla che sta asciugando, ma mi tiene ferma la mia tag. Ok, questa è la prima pagina. Sulla pagina di copertina invece voglio attaccare una tasca. Allora, io non ho non farò al momento tutte le cose, perché altrimenti il video rimane lunghissimo e noioso. Quindi ci sono dei particolari semplici che ho già preparato. Per esempio, questa è una tasca che ho preparato ritagliando semplicemente della carta, che vedete ho attaccato su del cartoncino bianco. Queste sono le due farfalle che
che ho preparato e per vedere come realizzarle. Basta che guardiate il wedding set che ho fatto con queste carte, dove faccio proprio vedere sia come creare la farfalla che come utilizzare il fiore che vi farò vedere dopo. Quindi non sto a farvelo rivedere. Così guadagniamo tempo. Se volete vedere come realizzarle, potete tranquillamente andare a vedere quel video. Ecco, in questo modo vado ad incollare semplicemente la mia tasca sulla copertina. Questa è più corposa e quindi la voglio mettere sulla copertina. Così. Ok. La incolliamo qui. Così. Prendo il mio osso, tanto mi dimentico sempre qualche pezzo quando inizio a fare il video, meno male che sto giro l'ho trovato immediatamente. Un po' di fortuna ogni tanto ci va. Ok. E quindi qui abbiamo il posto per una foto o per un'altra tag. Adesso aspetto bene che si asciughi così non si rovina. Ora tiro via un attimo questa. Ok. Allora, qua farei qualcosa di semplice, e cioè, allora, ho ritagliato dei cartoncini 13x9, mi sembra, come dimensioni, perché così più o meno è la misura standard per le foto. E adesso con questo attrezzo, che non so se vi ho fatto vedere, con questa fustella per angoli che serve proprio per le foto, vado a creare gli angolini. Vedete gli angolini fatti così, che sono quelli che permettono di inserire le foto, tipo si può inserire poi la foto così. Ecco, e l'effetto rimane poi questo. Vedete? Oppure se la foto è più grossa, anche solo la incastrate così, ci sono varie. La potete mettere sotto, la potete usare come volete, però vi permette di inserire delle foto in maniera semplice senza doverla necessariamente incollare, per esempio. Quindi questa la mettiamo direttamente qui e vado ad utilizzare un'altra delle strisce, magari questa, sì, con i colori mi piace di più. Quindi, però in questo caso qui la metterei anche un pochino storta, così. Per cui andiamo ad incollare. Io vi sto dando delle idee, anche se voi ne avete tantissime, perché i lavori che mi avete mandato, che fate con le mie carte, che ho visto, devo dire che avete fatto venire a me l'ispirazione per fare qualcosa, per cui va benissimo così. Poi adesso io qui non sto a finire di. Sempre per fare veloce, però immaginate magari di mettere uno strass per parte da questa parte, rimane subito tutto più elegante, più carino. Allora, qui andrò ad incollare un'altra tasca che ho creato. Questa è stata creata con i fiorellini che trovate in questo kit, praticamente. Ci sono due fiori grandi e due fiori piccoli per realizzare questo fiore, mentre il piccolino è realizzato con due fiori piccoli. Anche di questo, se volete vedere come li ho realizzati, basta che guardiate il wedding set per vedere la procedura. Allora, questa la incollerò qui, però voglio mettere prima un pezzettino di pizzo. Vediamo se lo trovo, dove è finito, ce l'ho qui. C'è speranza. Ah, eccolo qua. Qui bianco su bianco non si vede niente. Ok, quindi in questo modo qui taglio un pezzo. Quindi tagliamo qui. Poi taglierò quello che rimane sopra, così lo faccio giusto di misura. E vado ad incollare. Sempre questa colla, così vediamo se funziona anche col pizzo. Sto facendo anch'io le prove, eh? Così almeno poi vi so dire quali sono i risultati, perché è
Ero curiosa di provarla. Ok. Quindi incolliamo il pizzo qui così. E adesso sopra andiamo ad incollare la tasca. Vedete che il filo che lascia è proprio sottile, quindi è perfetta anche per incollare dei particolari piccoli, direi. Ok, quindi il mio ossetto qua, schiacciamo bene. E andiamo ad incollare, ok. Dall'altra parte vado anche qui a mettere il pizzo, così rimane coerente. Lo taglio già prima. Allora, nel frattempo vi dico che ho, per chi ancora non l'avesse letto sui miei social, ho aperto un gruppo su Facebook. Che si chiama Creations with Candida, dove praticamente si possono postare i lavori realizzati con le mie carte. Ho pensato di creare questo gruppo perché, visto che mi mandavate i video, le foto di questi lavori, e devo dire che sono veramente belli, allora ho pensato di creare questo gruppo perché, intanto, per mia soddisfazione personale, mi piace l'idea di vederli tutti raggruppati insieme, e poi perché volevo appunto creare questo gruppo un pochino sicuramente ristretto, perché chiaramente dal momento che si pubblicheranno solo i lavori realizzati con le mie carte sarà un pubblico ristretto, però dove ho piacere di creare proprio un ambiente un po' carino, di dare qualche contenuto inedito, insomma, dove fare un qualcosa di diverso da quello che è sulla mia pagina, dove ci sono tante persone ma con cui appunto poi non si riesce ad instaurare un vero e proprio rapporto. Quindi ho pensato di creare questo gruppo. È appena nato, tra l'altro poco prima delle vacanze, quindi adesso vediamo un attimino, perché adesso anch'io andrò in vacanza, però l'ho creato adesso perché volevo che nel frattempo si sviluppasse un po', in modo da settembre da poter partire con qualcosa di carino. Nel frattempo mi verrà qualche idea. E ho chiesto aiuto anche a chi mi segue, perché io con i gruppi sono proprio negata, non li ho mai avuti, e quindi pian piano lo stiamo tirando su, stiamo vedendo un po' cosa fare e cercheremo di in qualche modo di fare qualcosa di bello. Sono sicura che verrà fuori qualcosa di bello. Allora, qui cosa possiamo mettere? Vediamo un attimino. Allora, potrei attaccare questa, che praticamente non è nient'altro che, faccio vedere così vedete che non ho fatto niente di esattamente questa parte di etichetta che ho piegato a metà e che però adesso vado ad abbellire con, l'ho già presa, sì, è qua, che vado ad abbellire con il mio solito attrezzo, che mi permette di fare gli angoli o così o arrotondati, cioè non arrotondati, un pochino diversi, però adesso io farò questo perché in questo momento voglio far questo perché mi piace tantissimo. Ok, e qui possiamo o incollarlo direttamente in modo che si apra, oppure fermarlo con, per esempio, vediamo un po'. Potrei anche qui mettere, non lo so se è sufficiente per bloccarlo, no, non mi piace, non è sufficiente per bloccarlo, quindi o mettiamo qualcosa di più importante, ma direi di no, preferisco andarlo proprio ad incollare semplicemente, quindi faccio così, incolliamo tutto. Ok, lo incollo al centro in questo modo qui, perfetto, sì, così mi piace di più. In questo modo si possono incollare due foto nell'interno. Chiaramente adesso vi faccio un esempio, dunque, nulla vieta di
Ritagliare una farfallina. Dunque, quale potrei mettere? Una farfallina. Questa farfallina, tra l'altro, l'ho ritagliata da qua, ecco, vi faccio vedere anche, perché queste sono più piccoline di quelle che ci sono nel kit e la possiamo tipo andare ad attaccare qua. Così abbelliamo anche un po' dentro. Ma queste proprio sono cose, vi dico che adesso vi faccio vedere così, mi viene in mente, ma si possono fare 10.000 cose in questo modo. Ok. Va bene. Ora, io ho fatto anche degli altri, ho già creato degli altri abbellimenti che ho già incollato per farvi vedere così, per fare più in fretta. Qui ho semplicemente creato una tasca bianca di cartoncino bianco dove sono andata a mettere uno degli abbellimenti dove si può scrivere qualcosa, ho messo semplicemente un fiocchetto. Qui vedete un altro foglio direttamente incollato su cui si può andare a mettere una foto. Qui invece cosa ho fatto? Ho creato questo particolare che non è nient'altro che una pagina A4 dove ho ritagliato il bordo bianco e ho fatto in modo che rimanesse un pochino più piccolo, che ho piegato in tre, perché volendo si potrebbero incollare delle foto qui o anche dentro, come si preferisce, e la sono andata ad incollare con il suo nastrino per chiuderla. Vedete che è una cosa semplicissima ma carina. Così. Ok. Qui ho messo una tasca e qua vedete due tag. In questo caso ho messo sia il fiocchetto che la tag chiusa in maniera tradizionale. L'ho fatta diversa da quella che vi ho fatto vedere prima. Qui troviamo di nuovo una carta direttamente incollata e qui ho fatto allora, la tag che ho anche qui bloccato come vi ho fatto vedere prima con un abbellimento, così non si sposta. E qui ho creato due tag nello stesso modo che vi ho fatto vedere prima. Quindi vedete che ho incollato le strisce per inserire la tag e poi ho utilizzato le farfalline piccole per bloccarle. Guardate un po', così e così, in modo che non vadano in giro. E anche qui, come vi ho fatto vedere, ho incollato il mio abbellimento più una scritta del mio kit parole e frasi positive. Quindi vedete che con pochi abbellimenti, perché poi alla fine sono cose molto semplici, si riesce tranquillamente a decorare in maniera carina l'album, senza togliere niente al fatto che io lascerei anche qualche pagina vuota. Perché non è detto che ogni pagina debba avere delle decorazioni, perché comunque le pagine sono già decorate, per cui si può anche pensare di attaccare una foto e magari mettergli sopra un fiore per abbellire la foto, senza fare nessun altro tipo di decorazione all'interno. Quindi questa è quella che abbiamo fatto. Ecco, qui per esempio possiamo anche qui mettiamo questa, metterei questa che mi piace. Così facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto dall'altra parte, perché queste sono delle accortezze che non sono male, perché poi quando voi inserite appunto le foto, magari se ne vanno in giro, aprite l'album, vi cadono. Invece così non vi cade nulla, perché praticamente la foto rimane bloccata ed è più bella da vedere. Chiaramente, cosa che non vi ho ancora fatto vedere, che vale per tutte le tasche, ho creato questa semplice tag di cartoncino bianco dove sono andata a mettere un supporto colorato che ho preso dai vari fogli e sono andata a fare, sono tutte uguali, vedete, foglio cartoncino bianco per attaccare le foto e queste sono le tag che ci sono in ogni pagina. Vedete che poi l'effetto finale, guardate questo qui, con tutte le tag che vengono fuori nella stessa maniera. Quindi, lo scorriamo di nuovo molto velocemente. Fatto questo, non ci resta che andare a decorare la nostra copertina.
Allora, per decorare la copertina ho deciso di utilizzare semplicemente qualcuno di questi cerchietti che vi ho fatto vedere prima sul kit degli abbellimenti. E nello specifico su due, questi, sono andata ad incollare, vedete, dietro del pizzettino, giusto così per renderli un pochino più carini. Li ho montati su dei cerchietti di cartoncino per renderli un po' più spessi e adesso li vado ad incollare sulla mia copertina. Allora, innanzitutto devo mettere del pizzo qui che ho già tagliato, quindi metterei questo così. Ma in questo caso utilizzo la flash bond come colla, perché visto che c'è il tessuto, questa colla è veramente e attacca di tutto, perché attacca cuoio, vetro, legno, tessuto ceramico, eccetera. Ha un rapido essiccamento e un'ottima adesione, e devo dire che è proprio vero perché funziona benissimo. Quindi in questo caso non voglio rischiare, per cui uso la mia colla. Non ne metto tanto, tanto anche se il pizzo non è perfettamente incollato, è bello lo stesso, rimane un pochino più morbido. Quindi lo mettiamo così. Ok, questa ha una presa micidiale, immediatamente si attacca e non si muove più. Magari ne metto proprio ancora un filino qui, così rimane più fermo. Giusto per. Perfetto. In questo modo qui. Ok. E il nostro pizzo l'abbiamo attaccato. Adesso andiamo ad attaccare i nostri cerchietti. Allora, io pensavo di metterli in questo modo qui. Allora, vediamo un po'. Metterei questo più in alto, questo qui in basso, così, e questo qua. Allora, vediamo un po'. Sì, così potrebbe essere un'idea. Allora, partiamo da questo. Ok. Lo mettiamo qui così. Ora mettiamo questo che voglio che stia sotto. Ora voglio mettere un fiore di quelli che vi ho detto che trovate nel video wedding set che ho realizzato con due fiori grandi e due fiori piccoli in questo modo qui, quindi vediamo un po' così non abbiamo. Ok, quindi andiamo a mettere questa così. La montiamo sopra, così rimane più bello, rimane in rilievo e idem questa qua. Ok, sto mettendo un po' più colla così almeno rimane, copre gli spessori e sotto non rimane troppo vuoto, così va bene. Ora vado ad incollare il mio fiore qui al centro, così. Aspettiamo solo un attimo che faccia presa perché è un po' più pesante. E poi nello stesso modo, solita farfallina tridimensionale con gli strass al centro, la vado ad incollare qui. Quindi mettiamo la mia colla solo sul centro, persino esagerato. Ok, adesso aspettiamo che si incolli un attimo. E poi ho fatto una cosina ancora. Cioè ho preso, questi sono i fili della colla, ho preso questo pendente che vedete è grigio con degli strass, quindi si abbinava perfettamente, ce l'avevo a casa, niente di, non l'ho fatto io, l'avevo comprato tempo fa. Direi che qui vado a tagliare un pezzettino che esce, ok, così. E
E poi gli ho attaccato sul gancettino, gli ho fatto un semplice fiocchetto col pizzo che ho utilizzato per tutti gli abbellimenti interni. E lo voglio andare a praticamente incollare qui. Per cui mettiamo la nostra colla in questo modo e lo vado a puntare qua sotto, direi, così. Lo tengo solo un attimo perché questo è pesante. Tengo premuto perché sennò non si incolla. E direi che per la copertina non starei ad aggiungere altro, perché sinceramente mi sembra già ricca così. Non so cosa ne pensate voi, aspetto i vostri commenti, però già il velluto è bello di suo, quindi abbiamo messo solo dei particolari. A me piace così, la lascio così. Ecco, un'altra cosa che ho preparato invece per montarla qua sul fianco. Adesso speriamo che riesco a montarla senza che mi crolli tutto. Aspettiamo ancora, intanto vi spiego così. Allora, ho fatto un abbellimento con la soft clay. Quella pasta leggera di stamperia con cui ho fatto un video qualche settimana fa, il video della card con i pesciolini. L'ho utilizzato per gli abbellimenti la soft clay. Ho fatto proprio un video specifico in cui vi faccio vedere come utilizzarla per creare questi abbellimenti leggerissimi che quindi potete mettere sugli album, anche sulle pagine dove volete, che poi colorati, la pasta è bianca e poi colorati, guardate, questi li ho colorati semplicemente con i miei colori acquerellabili che vi ho già fatto vedere anche nel video della soft clay. Colori acquerellabili e ho fatto questo abbellimento. E ho intenzione di metterlo qui sul laterale insieme a... Allora, volevo mettere... L'idea è questa, adesso vi faccio vedere. Dunque, vediamo se qua si è un po' asciugato, così evitiamo di far crollare tutto. Allora, l'idea è mettere questo così e questo così. Ok? Quindi facciamo così. Andiamo a mettere la colla. Dovremmo riuscire senza far disastri, spero. Le ultime parole famose. Dovremmo riuscirci, dai. E poi adesso vado a mettere un bel po' di colla qui, in questo modo, e vado ad attaccare il mio abbellimento. Così facciamo, tengo questo, tengo questo, tengo questo, ma qua è già asciutto, eh. Questa colla è veramente velocissima. Qui già tiene bene, perfetto. Quindi ho attaccato il mio e poi fili della colla e poi avevo pensato di utilizzare due cuoricini che sono sul kit di carte dove ho messo il solito gancettino, ho fatto il buco un po' più grande in modo che il gancettino rimane sotto e poi appeso rimane così semplicemente con la parte concava degli spillettini sulla parte superiore che è più bella e pensavo di attaccarne uno per lato. Adesso proviamo, mentre qua non lo alzo più perché si sta asciugando, quindi provo a fare questa operazione così, da sdraiata. Chiudiamo e giriamo così. Questo rimane in basso e qui siamo col gancettino sopra. Ok, adesso vi posso far vedere. Ok. Sì, praticamente niente, l'ho solo pinzato al contrario, quindi si gira perché dovevo pinzarlo dall'altra parte, ma non importa, ve lo faccio vedere lo stesso, poi lo sposto. Quindi l'idea è questa qua. Mi sembra carina, ditemi voi cosa ne pensate. Quindi il laterale così e il nostro frontale che ormai si è asciugato, ve lo faccio vedere
così da vicino. Ora andiamo a chiudere il nostro album in questo modo. Così. E abbiamo terminato. Vedete che, ecco, una cosa che vedo adesso, perché sapete che io le cose le faccio insieme a voi, perché venga un lavoro fatto ancora meglio, non vi resta nient'altro che andare ad incollare un cuoricino sull'altro, così anche quando appoggiate in questo modo qui, dall'altro lato si vedono i cuoricini decorati, che sono più belli, oppure lo lasciate bianco come volete voi. Anche il video di oggi è terminato. Con questo spero di avervi fatto vedere così un po' di alternative su come poter usare il mio kit digitale Ceremony, e spero che vi sia piaciuto, che vi sia piaciuto come è venuto questo album. Aspetto tanti i vostri commenti, così vediamo un po' cosa ne pensate. E se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile, come dico sempre. E se avete piacere e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti, un forte abbraccio e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!